Buon pomeriggio a tutti gli utenti di Expert Zone, io sono Alberto Donzelli del team Evangelist di Microsoft. Vi do il benvenuto nel primo Play and Learn del 2020 e anche il primo Play and Learn ai tempi del Covid-2019. Vi ricordo tutti che siamo collegati su due piattaforme, Facebook, alla pagina di Microsoft Expert Zone Italia e sulla nostra piattaforma principale di Mixer. Collegatevi al sito mixer.com/expertzoneitalia. Io non sono più bello, sono sempre più grosso perché con questo isolamento inizio anche a prendere chili, ho sempre più barba e meno capelli, ma ci difendiamo, ci difendiamo. Allora, andiamo a scoprire dove ci porta il nostro Ori. È arrivata la notte, per cui andiamo a esplorare parti di mappa che non abbiamo visto prima. Nella parte iniziale non abbiamo nessuna abilità, per cui tutto quello che possiamo fare all'inizio è semplicemente saltare. Non c'è un doppio salto, non c'è niente di niente. Possiamo soltanto aggrapparci ai vari appigli e eventualmente scalare alcune parti. Abbiamo una fune, vogliamo tirarla. Ok, e vediamo dove ci porta. Ok, per cui genere platform fondamentale in tutta la parte del gioco, per cui aspettatevi di utilizzare tantissimo il genere platform, ma la cosa che caratterizza Ori and the Will of the Wisp sarà una grande parte di combattimento che dopo andremo a vedere, per cui aspettatevi di utilizzare Ori per combattere con armi vere e proprie, dalla spada all'arco, martello, e avere anche nuove abilità a supporto. In questo caso ho acquisito la piuma di Kuro e mi permette di volare o cavalcare. Vediamo se fare. Ok, questa è una abilità, per cui mano a mano che vado avanti nel gioco vado a sbloccare alcune attività. Chiaramente la piuma di Kuro penso che non potrò averla per sempre in quanto dovrò riportarla al suo legittimo proprietario. Mio parere personale, per quanto sia un genere platform che non è tra i miei preferiti, la parte di combattimento che dopo andremo a vedere lo rende veramente, veramente interessante e sfidante allo stesso tempo. Non aspettatevi un gioco da bambini. È un gioco che ha bisogno di riflessi, ha bisogno di tecnica, è un gioco che ha bisogno di tecniche di combattimento, tecniche di come utilizzare la fisica addirittura perché potremmo spostare gli oggetti e tutto. Per cui è veramente importante avere delle buone abilità per giocare, ma è un gioco che è tranquillamente giocabile, come dicevo sin da prima da tutti. Allora, adesso sono salito in groppa a Q, per cui in teoria potrei anche volare. Eh sì, possiamo anche volare. Possiamo planare, non volare. Possiamo saltare. Abbiamo un doppio salto. Ah, ok, sì, possiamo anche volare. Un po' di commenti. Mr. Free, per i bimbi, sì, a qualunque età può essere giocato. Peggy 7, grazie Zeno. Per cui abbiamo anche un bel titolino da proporre al cliente molto molto più giovane. Ricordiamo che sono 12 ore di gameplay per completarlo al 100%, ma essendo un gioco che utilizza il backtracking è possibile anche rigiocarlo e utilizzare le abilità che hai sbloccato nei successivi step per rifare in modo completamente diverso alcune sezioni di gioco. Una sezione di gioco inizialmente potrebbe essere molto difficile perché hai alcune aree che sono inaccessibili. Successivamente, grazie alle abilità, grazie alle cose che trovi, oggetti, ma anche a boss che vai a sconfiggere, puoi accedere ad altre aree. Non so voi, ma Ori mi ricorda tantissimo un personaggio Disney. Vediamo chi di voi capisce a chi mi riferisco. Ok, proviamo a salire qua. Sfera di vita. Hai trovato una sfera di vita, raccoglili per ricaricare la vita di Ori, per cui abbiamo tre sfere di vita che possiamo utilizzare. Qui abbiamo i contenitori di luce spirituale piccola. La luce spirituale può essere scambiata con creature amichevoli per ottenere vari oggetti e miglioramenti. Cosa caratterizza il gioco? Attualmente i tasti sono molto semplici, in quanto con la A saltate, con la X, la Y, la B, invece andrete ad attivare quelle che sono le vostre armi o eventuali abilità. Con il tasto Select, andate a vedere quella che è la mappa. Per cui tutto quello che è l'esplorabile o le zone che dovete esplorare.
Per cui questo vi aiuterà tantissimo per capire quali sono le zone dove dovete andare. E nella mia prima fase di testing l'ho utilizzato veramente tanto perché inizialmente come giocato per la prima volta non riuscivo a capire dove dovevo andare, mentre effettivamente c'erano tantissimi punti visualizzabili dalla mappa dove era possibile procedere e andare a vedere dove cosa esplorare. Ok, lì c'è ad esempio qualcosa qua che non riesco ancora a accederci. Allora, tieni premuto A per cadere attraverso le piattaforme, per cui giù e A. Ok. Quindi come vedete questo è un altro pezzo di sezione dove è possibile andare a scoprire nuovi segreti. E questi sono ok, sfere di vita. E questa per me è una zona bloccata. Attualmente non ho modo di capire dove andare. Vediamo un po'. Ok, abbiamo l'inventario, abbiamo i frammenti dello spirito per l'abilità e la nostra mappina. Sì, attualmente questa è una zona bloccata, per cui devo andare qua giù. Vediamo. Ok, scendiamo. Bella anche l'ambientazione notturna. E attualmente, come vedete, quando siete su una parete scivolate, dopo riuscirete a trovare anche delle abilità che vi permetteranno di rimanere attaccate alle pareti. Questo ad esempio è uno dei tanti nemici all'interno dell'area. Io attualmente non ho, non è come Super Mario Bros. Che li saltate sopra e lo uccidete, per cui vi serve un'arma. E vediamo di recuperarla. Premi X per fare una torcia. Belli anche gli effetti fuoco. Vediamo se posso picchiarlo un po'. Yes. Belli anche i danni da fuoco, per cui anche un po' di genere RPG ritorna all'interno del titolo. Quindi la parte di combattimento non è neanche così tanto stupida, perché comunque ogni personaggio ha la sua vita, probabilmente anche avrà anche i suoi set di movimenti, per cui dovremo anche capire come affrontare ogni singolo nemico. Andiamo avanti. Sfera di energia, raccogliere per ricaricare l'energia di Ori. Io penso che sia le sfere di energia vengano utilizzate anche successivamente per accedere ad alcune parti, per accedere ad alcune abilità. Ok, questa parte qui non la posso abbattere, però in teoria il legno, esatto, posso utilizzarlo. Per cui incontreremo vari personaggi all'interno del gioco che ci aiuteranno o che ci eventualmente ostacoleranno. E questo personaggio ci dà l'accesso a una delle due chiavi di volta che ci aiuteranno ad aprire una porta presente all'interno della mappa. Ok, la chiave perduta. Trova la chiave di volta per vedere i dettagli della missione. Tutte queste missioni secondarie non sono scriptate, quindi non c'è un segnalino che ci dice dove andare. Sarà nostra premura andare nella zona dove la missione in questo caso è segnalata. Per cui a parte qualche indizio su cosa troveremo o cosa dovremo fare, ci viene segnalato semplicemente un punto, per cui non sarà guidata. Per cui anche questa cosa qui rende il gioco più sfidante rispetto al classico platform. Ok, andiamo verso la zona che dovrebbe essere di qua. Ok. Tipo, questa parte qua io sinceramente riesco ad andare anche giù. Vediamo poi come si evolve. Ad ogni nemico abbattuto ho la parte di sfere di luce che mi serviranno per acquistare nuovi oggetti. Bello anche il fatto che se vanno sulle spine subiscono punti, subiscono danni. Ai ai, anch'io subisco danni ovviamente. Andiamo a riprendere un po' di energia. Eccoci qua. Ai ai, mini boss? No. Ok, questo è uno dei nostri primi nemici un po' più, forse più difficili. Vediamo di utilizzare sia il salto che le tecniche di combattimento con la torcia. Ok, mi si è aperto un portale. Penso che la parte notturna di questo gioco sia veramente fenomenale. Chiaramente se passo sotto l'acqua la torcia si spegne, giusto? Sì, giustamente. Ok, abbiamo una chiave di volta. Sono utilizzate per aprire i cancelli dello spirito. Diversi cancelli dello spirito potrebbero richiedere un numero diverso di chiavi di volta. Ok, ci dà la seconda chiave di volta e quindi dobbiamo cercare la porta.
la porta da aprire. Vediamo dov'è che è questa porta. Allora, ce n'è una qua. Sì. E una qua. Vediamo di andare subito a quella più vicina. Porca, chi è questo? Remix per inserire una chiave di volta. Ok. Bello anche il fatto che per inserire due chiavi di volta ce ne servono due click. Sono quelle drittate che a me piacciono veramente tanto. Intanto potete tranquillamente parlare del fatto che con questo misura di contenimento siamo tutti a casa, per cui l'Xbox Game Pass è una mano dal cielo, perché una sorta di Netflix dei videogiochi in questo periodo è perfetta per intrattenerci. Ai ai. Vediamo che questo è il primo boss che incontriamo. Direi che scappare è la stessa soluzione. Le sessioni di fuga sono sempre tra le mie non preferite. Mi direi che mi toglie un sacco di energia. Ok, mi metto all'angolo sperando. Ok, è stato più facile previsto, speravo. Sembrava che l'energia da togliergli fosse molto molto superiore. Il Game Pass, ragazzi, per chi di voi è in negozio a venderlo, o chi di voi è stato in negozio a venderlo, perché sappiamo com'è la situazione in Italia, è la manna dal cielo, sia per un periodo normale, sia per in questo periodo dove c'è tantissima gente a casa. Tenete conto che Xbox Game Pass Ultimate ha un prezzo irrisorio mensile, conta Game Pass PC, 100 giochi, Game Pass Console, 100 giochi, più Xbox Live Gold. Per cui partite sempre da quello come prima proposta nel caso abbiate un cliente che vi chiede il miglior servizio che potete offrire. Chiaramente, se non vuole l'Xbox Game Pass Ultimate, si può fare tranquillamente l'Xbox Game Pass Console o l'Xbox Game Pass PC, che attualmente è in beta, e a parte l'Xbox Live Gold. Però, come ben saprete, conviene molto di più fare l'Xbox Game Pass Ultimate, che raggruppa tutti i servizi insieme. Allora, fendente spirituale, attacco ravvicinato con una lama di luce. Posso segnarlo sui tasti X, Y e B, per comodità mettiamolo sulla X, per cui spada, vai! Super samurai, piccolo samurai di luce, vai. Andiamo a capire cosa riusciamo a fare con questa spada. Sicuramente ci darà spazio a tutta la parte di combattimento che abbiamo visto prima. Possiamo spaccare le pareti. E abbiamo ottenuto in questo caso un'abilità, un magnete. Ho ottenuto un nuovo frammento spirituale. Le sfere sono attivate tirate verso ori da distanze più grandi. Premi il pulsante per equipaggiarlo. Magnete, vai. Per cui in questo caso, quando combatteremo con un nemico e le sfere andranno a svilupparsi, le riuscirò a catturare anche se sono molto più lontano. Ok, perfetto. Qua. Bloccati. Archi. Questo cos'è? Uno scratch, una scratch dell'era glaciale in versione cattiva. Un grosso problema. Ai ai. Ok, siamo riusciti. Questa parte qui, se non erro, è una sorta di tempio di combattimento, per cui fino a quando non vengono sconfitti tutti i nemici, che vengono ovviamente ad ondate, non si può passare alla parte successiva. Un altro albero, andiamo. Assorbiamo la luce. Doppio salto finalmente. Acquisito una nuova abilità. Premi A per saltare, poi premi di nuovo A per saltare ancora più in alto. Proviamolo subito. Io mi sento completo col doppio salto. Se ci fosse anche il quintuplo salto sarebbe bellissimo. Riproviamo. 2, 3, 4, 5. Salto e doppio salto. Yes. Adesivo, hai ottenuto un nuovo frammento spirituale. Aderisce ai muri
Equipaggiamolo. Ok, per quanto riesca, se mi appoggio non vado giù, perfetto, bellissimo. Molto molto bello, perché se ci pensate voi potete rifare qualsiasi sezione con tutte le abilità in modo molto più veloce una volta che le sbloccate, per cui anche rifare il gioco non deve essere frustrante per quanto possa capire. Tieni premuto per afferrare e spostare gli oggetti. RT, lo trascino. Direi che adesso vorrei spingere, per cui anche la parte di fisica è presente all'interno del gioco. Ok, la luce dei pozzi si estende su tutta Niwen, si unisce e guarisce. Vediamo cosa ci permette di fare per attivare questo pozzo dello spirito che ricarica vita ed energia. Perfetto, partita salvata. Quindi questo è il modo in cui salviamo il gioco. Allora, pareri della prima. Avremmo giocato tre quarti d'ora. Gioco molto ben fatto a livello visivo. Ben sviluppato a livello di combattimento. Mi piace più la parte di combattimento che la parte platform, però questo è un mio parere personale. La parte platform è fondamentale nel gioco per accedere ai vari livelli e per avere un'unica mappa, per cui considerate una sorta di open world che si sblocca mano a mano che voi andate avanti con il gioco, e mano a mano che si abbattono dei boss, si trovano delle abilità, si sfruttano nuovi oggetti, si sbloccano varie aree e il compito è completare tutta la mappa a disposizione. Un gioco che io reputo longevo, 12 ore di platform, lo reputo veramente molto molto buono come longevità. Probabilmente ci sono titoli che durano di più, ma considerando il fatto che è possibile rigiocarlo con tutte le abilità, lo vedo molto indicato. Oggi è il giorno di lancio. Oggi è disponibile su Xbox Game Pass, per cui possiamo giocarci da mezzanotte di oggi 11 marzo. Disponibile anche su PC. E un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima è che è un titolo Xbox Play Anywhere, per cui in caso di acquisto digitale o in caso di sottoscrizione del servizio Xbox Game Pass Ultimate potete scaricarlo anche su PC, e la sincronizzazione dei progressi avviene dalla console a PC e viceversa. Chiaramente non c'è una parte di multiplayer, in questo caso quindi non c'è un crossplay, ma c'è un cross saving. Una cosa che non abbiamo visto in questa parte di gameplay è sicuramente stata quella delle trial, per cui delle run che dovete fare in alcune sezioni di gioco, e in questa sezione di gioco è possibile vedere quanto tempo ci si impiega a fare quella sezione rispetto ad altri giocatori. Come vedremo gli altri giocatori? Sotto forma di fantasmi di altri giocatori che hanno ripercorso quella sezione. Per cui non c'è multiplayer, per cui la parte single player è fondamentale per questo gioco, per cui per gli amanti del single player questo è un gioco sicuramente da proporre. Ricordatevi che fa parte del Game Pass, per cui Game Pass, Game Pass, Game Pass, e se non siete ancora incerti su farlo o non farlo, partite da Xbox Game Pass Ultimate, provate il meglio che avete a disposizione e dopodiché scegliete cosa utilizzare. Eventualmente, se non volete utilizzare la parte console, fate solo la parte PC e viceversa. Io ragazzi vi ringrazio di nuovo per essere stati con me, vi auguro a tutti buona giornata, buon lavoro se lavorate, state a casa, io resto a casa e gioco all'Xbox Game Pass e a Ori and the Will of the Wisp e a tutti gli altri 100 giochi, marchettata, e ci vediamo presto, per cui continuate a seguirci, continuate a essere dei nostri. Ciao!